e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing su Dr. Loomis Channel. Oggi voglio mostrarvi un prodotto che mi è arrivato grazie alla Home Movies. Mi sono arrivati diversi prodotti, ma oggi ci dedichiamo solo a un prodotto, ovvero alla seconda uscita della Oblivion, che si tratta di De Profundis, Black Cat, diversi titoli, Demon 6, insomma, pellicola girata nel 1989 dal regista Luigi Cozzi. Il film è stato girato in inglese, non è mai stato doppiato in italiano, è strano, ma non ha mai avuto un doppiaggio. Infatti questa edizione della Oblivion comprende i sottotitoli in italiano, quindi abbiamo traccia originale inglese più sottotitoli. Plausibile il fatto che non abbiano voluto fare un nuovo doppiaggio a distanza di oltre 30 anni. Edizione uscita in diverse versioni, abbiamo, oltre a questa che è la Limited in Blu-ray, abbiamo anche la Limited in DVD, più la versione semplice in Blu-ray e quella semplice in DVD. Ci sono anche dei contenuti speciali, contenuti cartacei, quindi adesso andiamo a spacchettarlo e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Per quanto riguarda il master, non sono sicuro al 100%, ma dovrebbe essere lo stesso master utilizzato dalla Severin, uscito qualche anno fa. Però non ne sono sicuro. Comunque, cambiamo angolazione e vediamo un po' più da vicino questa edizione della Oblivion. Bene, allora andiamo a spacchettare questa seconda uscita targata Oblivion Limited Collector's Edition Blu-ray più poster, spedito da Home Movies. Se siete interessati potete contattare Giacomo di Home Movies anche tramite la pagina Facebook o anche direttamente la Oblivion. Non so quante copie siano ancora rimaste, almeno ieri avevo letto che erano disponibili ancora 10 copie limited, quindi affrettatevi. Quindi abbiamo questa bella sovracopertina cartonata, ecco qua, un film di Luigi Cozzi. Nel cast abbiamo Florence Guerin, Carina Huff, Urbano Barberini, Brett Halsey e Caroline Munro. Caroline Munro ce la ricordiamo anche nel film Maniac del 1980. Questa è la costina e questa invece è l'immagine scelta per il retro. Qui abbiamo il bollino della tiratura ultra limitata, perché è un'edizione a sole 100 copie, la mia la numero 85. Poi andiamo a togliere la Marai dalla slip e abbiamo questa seconda copertina con i vari personaggi del film. Ricordo nuovamente che questo film ha diversi titoli, conosciuto come Black Cat, De Profundis, il titolo che era, diciamo, preferito da parte del regista e sceneggiatore Luigi Cozzi, qui nella sua versione originale con sottotitoli in italiano. Peraltro la sceneggiatura è stata anche coscritta, o meglio la prima stesura, da Daria Nicolodi. Costina, quindi qui abbiamo la seconda uscita, numerazione numero 2, e in alto il logo di Oblivion. Giriamo e vediamo un po' cosa abbiamo sul retro. Quindi lingua inglese, formato video 1.66, 1080p. Il disco Blu-ray, sottotitoli ce l'abbiamo italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Audio DTS HD Master Audio 2.0, la durata del film 90 minuti. Poi qui abbiamo i contenuti speciali, avviciniamoci un po'. Abbiamo questa intervista fatta con Luigi Cozzi dal titolo Fuori dal profondo, ha come durata 18 minuti. Poi abbiamo Immagini e sospiri, che è una galleria fotografica con durata 4 minuti, più abbiamo il trailer di 2 minuti. Poi c'è anche un'introduzione al film a cura di Luigi Cozzi. Quindi leggiamo un po' la trama per chi non conoscesse il film, io personalmente non l'ho mai visto. Il regista Mark Ravenna, interpretato da Urbano Barberini, sta lavorando a un film horror ispirato al romanzo Suspiria de Profundis. La sua compagna Anne dovrebbe interpretare la terribile strega Levana, ma quest'ultima non gradisce e ritorna in vita a perseguitare la coppia. Quindi De Profundis dell'89, più noto con il titolo internazionale Black Cat, è il terzo capitolo spurio della trilogia delle madri.
Ok, andiamo ad aprire la Marai, vediamo un po' cosa troviamo oltre al disco Blu-ray. Mettiamolo da parte così poi vediamo bene l'immagine. Abbiamo anche il poster, che è un formato grande e quindi qui non riusciamo a vederlo per intero. È double face, eh? Quindi ve lo mostro un po' a pezzi. Un film di Luigi Cozzi, perdonate appunto l'inquadratura. E poi giriamo e abbiamo quest'altro artwork con il gatto, sempre con il titolo De Profundis. Poi all'interno cos'altro abbiamo? Abbiamo la cartolina, la card numerata, quindi soltanto per chi acquista l'edizione limitata, con l'autografo originale del regista e sceneggiatore Luigi Cozzi. L'anno scorso peraltro ho fatto anche un video dedicato al Profondo Rosso Store che lui gestisce, quindi se siete interessati potete recuperarlo nella playlist. Ecco qua, e questa è l'immagine di sfondo. Quindi rimettiamo tutto all'interno. E quindi non ci resta che visionare questa pellicola, che sarebbe appunto la seconda uscita Oblivion. Bene, quindi questa era l'edizione della seconda uscita Oblivion, De Profundis. La terza sarà dedicata al film Fatal Frames, un film italiano di Alfesta, e poi ci saranno altre uscite che verranno dichiarate prossimamente. Peraltro, oltre a Giacomo di Omovies e a Mattia di Caffè da Brivido, si è unito al gruppo della Oblivion anche Francesco della Mafarca, quindi hanno fatto questo trio formidabile e ci saranno un sacco di belle sorprese per i prossimi mesi, quindi rimaniamo sintonizzati anche sul loro profilo Facebook per scoprire le varie uscite. Non mi resta adesso che salutarvi e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!